Eccoci carissimi amici, prontissimi per una nuova creazione qui a Idee nelle Mani con Alice. Ciao Martina. Che ci ha portato ancora pasta modellabile, il DAS. Il DAS, questa volta faremo un lavoretto per i bambini. Quindi, ok. Utilizzeremo il DAS. Sì. Poi ci occorreranno degli strumenti di lavoro. Ci occorrerà il mattarello tipico della pasta da modellare. Quanto tempo che io non lo vedevo. Un coltellino di plastica. Sì. Io ho scelto un pennarello, ma ci occorrerà un cerchio un pochino più piccolo del nostro mattarello, quindi quello che trovate. Dei colori a tempera o anche acrilici, ma a tempera forse per i bimbi è meglio, e dovremo stare sul marrone, adesso vedrai che cosa faremo. Sì. Poi ci occorrerà un cerchio per fare un tondo. Io ho scelto una tazza, ma insomma... Quindi facciamo quindi le formine, anche la grande... delle forme per poi creare un... Esatto. Per ultimo ci occorrerà del vernidas per lucidare il nostro lavoretto. Poi, se vogliamo anche appenderlo, io ho trovato in cartoleria questi gancini e con un po' di colla vinilica si attaccherà subito. Ok. Ok. Allora procediamo, sono curiosa. Allora, procediamo lavorando il nostro das. Dovremo, magari prima lo lavoriamo con le mani. Questo qui è un lavoretto che... è molto semplice da fare in quattro mosse e l'effetto è piuttosto gradevole, quindi anche per i bambini avranno un lavoretto che li soddisferà. Quindi creiamo, lavoriamo un po' con le mani, dopodiché col mattarello stendiamo la nostra pasta più o meno di 4-5 mm. Insomma, basta che ci sia il vostro cerchio, perché andremo a fare un gufo in tre mosse. Vediamo. Infatti vedo che hai preparato dei colori da gufo. Bravo, potrebbe essere anche una civetta, insomma. Poi i colori, fateli scegliere ai bambini se vogliono fare il vero gufo sul marrone. Se no, spazio alla fantasia, ma possiamo sì, fare con i colori che vogliamo. Con i colori che vogliono. Ecco, quando avremo steso la nostra pasta, prendiamo la nostra circonferenza. Potete scegliere la grandezza che volete, il gufo verrà più grande o più piccolo a seconda del cerchio che fate. E andiamo a fare il nostro cerchio. Teniamo questa pasta perché poi ce ne occorrerà un pezzettino piccolo, ma è già stesa e quindi non la accartocciamo. Ecco qui. Ecco il cerchio. È venuto il nostro cerchio. A questo punto prendiamo il mattarello e dovremo utilizzare più o meno metà circonferenza, tenendolo così, e andiamo a fare dalla metà del nostro cerchio in giù tanti piccoli cerchi. Ah, quindi vedi? Fai praticamente le penne del nostro gufo. Esatto. Quindi i bambini diventeranno proprio le penne. Ecco, vedete, qua ci sono tutte le penne. Adesso sei pronta? Vediamo, è una magia. Andremo a chiudere i due lati in questa maniera. Uno e due. E già, ecco, sembrano già le ali del nostro gufo. Eh sì. Dopodiché tireremo giù questa parte qui. Più o meno così. Lavorando su questi due angoli. Guarda, ma guarda, abbiamo già un gufo. Aveva detto un gufo in tre mosse. Ero un po' scettica, però devo dire che avevi ragione. Guarda, lavoriamo magari un po' le orecchie. Tre mosse, ha piegato a destra, a sinistra e sopra ha fatto la testolina con le orecchie. Adesso ci mancano gli occhi e quindi prenderò sempre il mio mattarello e, siccome i gufi hanno gli occhi tondi e grossi, andrò a fare due cerchi. Poi col pennarellino più piccolo, io ho preso questa circonferenza, andrò a fare la pupilla al centro dei miei, sì, dei miei occhi. Dopodiché, sempre con la stessa tecnica che abbiamo usato per la pancia del gufo, faremo anche qui un po' di penne lungo le ali. Manca una cosa al nostro gufo, che è il becco, e quindi con la pasta che avevamo già steso ritagliamo col nostro coltellino un triangolino e lo andiamo ad attaccare
al centro. Ecco. Sì. Guarda Martina, il gufo è finito. Veramente carino. Adesso dovremo lasciarlo asciugare. C'è il sole in questi giorni, se lo lasciate asciugare al sole magari ci impiega un po' meno. Sì. Il DAS ha un'asciugatura piuttosto lunga, quindi 4, 5, 6 ore occorrono, magari lo girate quando è asciugato da davanti. Benissimo. Dopodiché io te l'ho già portato asciutto, quindi questo lo lasciamo qui. Si passa alla decorazione. Facciamo gli occhi gialli. Dopo qui. Insomma, si procede così, il becco magari arancione. Dopodiché io consiglio di dare il Vernidas perché completa il nostro lavoro, diventa lucido, non è a contatto con l'acqua, la tempera non cola e dà quell'effetto brillante. Dà un effetto brillante. Io te ne ho portati qualcuno. Ah, più di uno, vediamo. Guarda anche di varie grandezze. Qui intanto era il nostro, come non è finito ancora. E poi vediamo cosa ci hai portato. Io te ne ho portati di varie grandezze perché molto carini, con anche questo di effetto colori lucido. Li hanno fatti i bimbi, guarda. L'effetto lucido è il Vernidas, vedi come il lavoro viene completato bene. Chiaro che la grandezza del gufo varia a seconda del se abbiamo un bicchiere, una tazza, c'è chi ha provato con una tazzina, fa tutta la famiglia, poi poi li possiamo appendere. Li possiamo appendere perché questi si trovano in cartoleria facilmente, costano pochissimo, con un goccio di colla vinilica li possiamo veramente molto carini attaccare. Guarda, lo facciamo, lo mettiamo qui dietro, ecco, lo lasciamo magari asciugare 5 minuti, certo. E dopo lo possiamo appendere e lo appendiamo dove vogliamo. molto graziosa come idea, grazie Alice. Grazie a te. E voi ci trovate anche su Facebook, quando volete basta che digitiate idee nelle mani e noi siamo lì con tutte le foto, i video, se volete riprovare a fare insieme ai vostri bambini tutte queste creazioni, veramente. A presto, alla prossima con idee nelle mani, ma restate con noi perché non è ancora finita.